Io sono Lucio Locchetti, anch'io sono un collezionista, ma più che altro sono uno studioso della storia della fotografia, che un po' anche Gianluigi faceva, cioè ogni foto studiarla, capirla, perché è nata, come è nata, in che periodo, chi era il personaggio, se si può. Anche il mio obiettivo poi è quello di raccogliere un po' per tutta Italia le varie fotografie di tutti i fotografi italiani. Mi sono fatto la lista con Becchetti, con altri, e comincio a provare, se li trovo, sconosciuto che sia, lo prendo da come trovare. Poi pian piano, se si riesce a fare informazioni, si trova. È difficilissimo perché bisogna andare negli archivi storici, girare l'Italia, tu scrivi a biblioteche, scrivi a tutti, ma ti guardano, cioè, ma lei cosa vuole sapere? Ma lei perché gli interessa questo? Scusate. Queste sono le domande che ti fanno, allora non si può girare l'Italia. Ho cominciato a studiare dove potevo. Adesso ultimamente ho fatto uno studio della mia città natale, Ascoli Piceno, sui fotografi di Ascoli. Questa è la mia città, almeno ho trovato parenti, nipoti, qualcuno si ricordava, sì, era anche partendo dal 1839, diciamo, dare la data d'inizio della dipensione, fino al 1949, perché nel 49 poi il mondo cambia, dopo la seconda guerra mondiale è tutto un cambiamento, quindi la storia dei fotografi va da quel periodo lì, che ci interessa di più. Poi il mondo si deve raccontare in modo diverso. Perché uno fa uno studio sui fotografi e la biografia e qui ci vuole. Nel periodo, diciamo, parlavo prima di Becchetti, Becchetti ha fatto per l'Italia, ha dato dei nomi, ha fatto uno studio sui fotografi romani. Ognuno studia la zona che poi conosce. Sulle Marche non c'è uno studio, non esistono biografie sui fotografi marchigiani. Con Vincenzo Marcocchini abbiamo provato a fare un lavoro e lui invece a fare la parte più moderna, però l'obiettivo nostro è di quello di fare la foto del periodo 800-900 e tutte le biografie nell'ambito delle Marche. Io ho cominciato da via Zola, come dicevo, però l'ho fatta in un modo un po' particolare, cioè non ho dovuto raccontare totalmente questo è il nome, cognome, è nato e morto, ha fatto queste fotografie. Ma queste fotografie hanno una loro vita, l'hanno avuta perché il fotografo l'ha fatta rivivere in un certo momento con la sua idea, ha fatto la foto del personaggio, il ritratto, la foto della città. Quindi queste immagini sono state riutilizzate da me come da fotografo, quindi ho raccontato la storia da fotografo e non sono uno storico che racconta con le immagini della fotografia, per raccontare anche la mia città, cioè navigare nella città facendo una passeggiata come fosse una vaiaccia, cioè faccio il viaggio per Ascoli, dove si faceva una vaiaccia a Roma, a Napoli, a Firenze, utilizzando le foto soltanto di fotografie scolari, mai le fotografie dei diarinari di altri, che poi sono tutti arrivati dal 1900. Io le foto sono tutte dell'800. Alcune all'ultimo momento ho trovato in una cantina in un paese abbandonato, ho trovato le foto istantanee, brutte forse a vedersi, però sono rarità da cui sono nate tutte storie, perché ognuna ha rappresentato un momento della storia della città. Tipo la costruzione degli affreschi nel Duomo di Ascoli del 1886, di trovare il pittore, e i vari capomascoli, qualcuno riconosceva quella della mia nonna, e di trovare l'assistente, poi vedere che, per dire, i disegni preparatori erano una cosa, quello che ha fatto l'affresco era un altro. E il personaggio si è sempre il pittore, si è presentato tutti gli affreschi, si è messo. Pian piano quando la via avevo ritrovato questi personaggi. Questo è come si può raccontare, mi piace raccontare. Far capire anche alle persone che un libro non è per i fotografi, è un libro per tutti. Sia per fotografi che per le persone anche della città, perché chi può conoscere la città, e di far capire anche dalla fotografia, quindi è un misto fra. Questa è la foto che si vede in un certo modo. Il soggetto di vedere o guardare la foto, tutti lo sappiamo, ce lo diciamo sempre, è un ritenuto per chi non lo sa, c'è questo concetto. Cos'è il concetto di conservazione? Anche io ho fatto un piccolo, insomma, cosa vuol dire conservare, ossia non dico fare il restauro, ma far vedere, dimostrare come una fotografia si è rovinata, ormai un'immagine persa di un'inquadratura mai vista nella città, quindi era particolarissima, però persa, illegibile, e quindi ho dimostrato che anche bisogna mantenere, questo vale per tutti, ma queste cose sono buttate nelle biblioteche o in archivio. Non sa neanche, cioè non c'è classificato nulla, per cui tutto il mondo è fatto così. C'è un grande deposito e poi sta. Non è che l'ICCT sia diverso, fanno catalogazione di tutto, poi quando gli chiedi voglio vedere quello che è scritto nel fondo a dettaglio, ti arriva tutta la cosa. Scusate, non penso che la scheda è scritta così. Non si sa. No, non sanno più il capello anche loro.
questo per portare di segui un attimo la piccola parete. Perciò questo testo che ho scritto è per raccontare, cioè, per dimostrare che ogni fotografia ha una sua vita, e come diceva anche per Gianluigi, cioè, ci parlavamo, avevamo parlato degli altri, ci scambiamo informazioni, ma nel periodo 860-870, se c'erano dei personaggi erano di Milano, scritto a lui, mi ha trovato uno per uno, e questo è questo che è stato. Sotto c'era scritto qualcosa, poi da lì gli trovi l'albero genealogico, gli trovi il nome e cognome di quella persona, chi è sposato, e gli trovi le ville di Milano, chi hanno abitato, dove hanno abitato, in quella fotografia c'era il cane della villa, e la più bella fotografia è quella del cane, che è per tutti il più importante della famiglia. Questo album era questo, è fatto così. Quindi, è più bello raccontare, dire che ho fatto il libro è una cosa, non è che faccio uscire il libro, è dire che bisogna raccontare tutto, ognuno di noi lo racconta in un modo diverso. Però è importante passare la cultura, quello che abbiamo dentro non ce lo lasciamo, perché come viene dalla gente, dobbiamo farlo sapere. Poi non è che dobbiamo farlo sapere facendo tutte le scansioni delle fotografie. Per esempio noi, in un'associazione per la città di Ascoli, abbiamo fatto virtualmente un album in tutta la città dove tutte le persone di Ascoli arrivano nel loro album, ce li portano, ti rilasciano, adesso mi hai la foto. Noi facciamo una scena di quello che può aver significato e ognuno viene rappresentato e contento. È una più virtuale, e quindi l'eccezione delle fotografie che è stato fatto, l'abbiamo messo, poi ci è stato fatto togliere perché è virtuale, non è fatto cartaceo. E questo è dovuto alla parte della pubblica amministrazione, beni culturali, dottoressa, puntini, 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 puntini. Cioè, avete tolto insieme, dovuto togliere il sì, ci hanno fatto. Prima ci hanno accettato, ci hanno fatto, perché quelli virtuali non sono altro. Io posso mettere ogni famiglia di fatto in fondo e tutto mettere lì, no. Per averli già ci vuole. Perché sono gelosi le persone anche di loro, ma gelosi se sono mie. Allora, questo adesso ho fatto un giro ampio, tanto la rappresentazione era questa di portare conoscenza di tutti, di fare cultura e di vedere la fotografia e appassionarsi ad essa, soltanto tenere la collezione 1000, 2000, 3000. Non è il numero che hai, ma di come le accetti, di come le guardi, di come le guardi. Infatti qui a volta di esempio, ma non voglio tediarvi, nella raccolta di queste fotografie di sparpagliato del bene sono riuscita a ricostruire alcune storie sulla storia degli italiani a Tunisi, di cosa si è chiamato, periodo di Ribaldino, Mazzini, Massoni, tutta una storia particolarissima, da alcune foto da dei nomi, poi tra gli studi sui libri, poi mi sono rimasto io. Ho scoperto una cosa che non conoscevo. Poi trovi perché tutto il mondo che andava di Firenze e tutte le persone che partecipavano erano figli del ministro, figlio del nobile. Quell'epoca in cui andavano in Firenze c'erano 20 all'anno di accettate, erano tutte persone, donne, che non sapevano leggere, attenzione, le donne non sapevano leggere e poco scrivere. Infatti la scrittura delle foto dietro è molto, sembra una bambina, non è una bambina. Perché le donne sapevano scrivere, potevano scrivere lettere agli amanti, potevano scrivere accordi con altri e non erano quelle persone che la famiglia voleva sposare. Queste storie riportate in vari testi. Cioè, tanti esempi e mi piace fare questo. Chiudo questo. Bene. E allora devo dire che è in uscita il suo libro, è uno dei modi con cui le collezioni e i fondi vengono valorizzati, quindi con una testimonianza che diventa un libro, una pubblicazione. Non ha potuto far vedere nulla del suo lavoro, ma presto, poi lo pubblico sul link sul gruppo Storia Fotografia, che farò il book trailer del tuo libro, quindi quello che non hanno visto qua vedranno.